Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il terzo video, se non mi sbaglio, in collaborazione con Giulia per la nostra rubrica Come sopravvivere alla quarantena. Quindi dei video dove consigliamo delle attività da fare in casa. Giulia prevalentemente consiglierà delle attività da fare insieme ai bambini. Comunque trovate il link di Giulia giù nell'info box e anche vi metto casomai la playlist dei video che ho fatto io e che ha fatto anche Giulia, così li trovate tutti. Questo sarà un altro video ricetta. Il primo video era quello della schiacciata. Tra l'altro alcuni l'hanno fatta e mi hanno detto che è venuta buona e sono felicissima. In questo video invece vi farò vedere come fare il dolce all'arancia. Giù nell'info box troverete tutti gli ingredienti e casomai alcune sostituzioni che potete fare. Quindi io vi lascio il video, una ricetta semplicissima, spero che vi piaccia. Allora, questi sono gli ingredienti che ci serviranno, quindi il lievito per i dolci. Questa è l'essenza all'arancia che è la prima volta che metto, di solito io non la metto, quindi se non ce l'avete non importa, un bicchiere di latte, l'olio che io utilizzo al posto del burro, ma va bene comunque il burro, tanto poi giù nell'info box trovate tutti gli ingredienti con il peso e trovate anche il burro, il peso del burro e il peso dell'olio, poi voi decidete. Ho visto che negli ultimi tempi ho provato a farlo con l'olio invece che con il burro e devo dire che viene un po' più morbido il dolce, quindi preferisco farlo con l'olio. Poi il succo di 2 arance, farina, zucchero, la scorza di arancia e 4 uova che io ho già montato e poi un pizzico di sale. Semplicemente quello che noi andiamo a fare è unire tutti gli ingredienti, mescolare, mettere in una teglia e infilare nel forno. Ok, come ultimo ingrediente vado ad aggiungere il lievito, non so come mai, però mia nonna mi metteva sempre come ultimo ingrediente, quindi anch'io lo metto per ultimo. Ok, sono con una mano sola, quindi un po' un problema. L'impasto deve avere un po' questa consistenza. Ok, nel frattempo ho preriscaldato il forno a 180 gradi. Dopodiché ho preso una teglia, ho imburrato e infarinato appunto la teglia, adesso metto l'impasto. Ok, quindi fatto questo si mette in forno a 180 gradi per circa 55 minuti. Per vedere se il dolce è pronto basta infilare lo stecchino un attimo dentro al dolce, se esce pulito allora il dolce è cotto, se invece ci sono dei residui di dolce deve cuocere ancora un altro pochino. Ok, allora il dolce è pronto, ora è sempre caldo, quindi lo zucchero a velo non ce lo metto ancora, però se a voi vi piace potete aggiungerlo. Vi consiglio di aspettare un minutino prima di toglierlo dalla teglia e metterlo nel piatto, in modo che non si rompa il dolce. Comunque eccolo qua. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale che in questo modo mi aiutate a crescere e iscrivetevi anche al canale di Giulia. Io vi saluto e ci vediamo a un nuovo video. Ciao ciao!